come ponte di seduta di consiglio comunale a Pagani, convocata per venerdì 30 gennaio alle ore 8:30. Si chiuderà quindi l'anno 2016 con la verifica della maggioranza e finalmente la città potrà sapere da chi è amministrata. La seduta è convocata in prima e in seconda convocazione, a scanso riteniamo di possibili defezioni, e garantirsi quindi per poter approvare talune problematiche e garantire il lavoro della società partecipata a pagare i servizi. Ma la seduta sarà certamente il momento in cui i sei consiglieri comunali che sono critici verso il sindaco e le sue scelte politiche potranno ad alta voce dire tutto ciò che vorranno e potranno, se vogliono, dissentire da ciò che dice il sindaco Bottone, il quale ritiene positivo tutto l'operato svolto in questo secondo anno di amministrazione. Non c'è niente, nessuna nomina, né tantomeno si è immaginato di fare qualcosa di nuovo. Stiamo lavorando, abbiamo il consiglio il 30 per la Pagani Servizi, per un po' di debiti fuori bilancio, e quindi era doveroso farlo entro fine anno, visto le scadenze, e ci proponiamo al consiglio con queste proposte che devono essere significative per la nostra città. Le deleghe sono congelate? Le deleghe sono, le dimissioni sono ancora nelle mie mani, stiamo valutando insieme ai gruppi che fanno parte della maggioranza per poter dare maggiore slancio all'azione amministrativa. È vero che è entrato in forza attiva adesso Sorrentino, Donato e Greco nella maggioranza? Ma Sorrentino è in maggioranza ormai da un anno e mezzo, quindi se ne sono accorti forse qualcuno in ritardo, però Sorrentino era parte integrante di questa maggioranza già da parecchi mesi. Il Presidente del Consiglio e la consigliera Greco stanno in Consiglio Comunale, fanno il loro lavoro dei consiglieri comunali e lo fanno anche quotidianamente, quindi li ringrazio per l'apporto che danno alla città di Pagani. I nomi che circolano come possibile amministratore sono molti. I passaggi in maggioranza sono da parte di taluni ormai acquisiti ed ufficiali. Per cui qualora i sei consiglieri comunali, oggi tutti passati in Forza Italia, decidessero di confermare le loro posizioni critiche verso Bottone e i suoi, nascerebbe, crediamo, subito una nuova maggioranza della quale non si conosce ancora il colore o la vera appartenenza politica. Si aspetta quindi il Consiglio Comunale per capire, al di là dei consiglieri comunali che pur essendo nati quali oppositori sono già da tempo attivi al sindaco Bottone. Stante questa situazione ibrida che si spera si chiarisca in Consiglio Comunale, intanto circolano già nomi e cognomi di futuri prossimi assessori. Uno per tutti è il sempre presente Ciro Cosentino, che dovrebbe rimpiazzare, a dire delle chiacchiere di marciapiede, il vice sindaco elettore. E non mancano poi le donne che dovrebbero entrare in giunta e garantire chi da tempo ha lasciato le posizioni critiche per essere quanto mai più attivo ed efficiente alla maggioranza. C'è chi vuole rimanere a destra, ma molti sembra che stiano strizzando l'occhio con molto interesse a sinistra. Si vedrà fra poco, perché comunque c'è da decidere e in politica non si può stare con due piedi in una scarpa, a discapito sempre della città e dei cittadini. Però abbiamo perso nel frattempo 30 giorni e questo chiedo scusa.